Vi do il benvenuto ad un altro appuntamento di Progetto Salute. Con me in studio oggi il dottor Antonio Gurneri, pediatra e allergologo, a cui do il benvenuto. Con lui oggi parleremo di un argomento importante, un argomento che riguarda veramente tante persone, soprattutto tanti bambini. Quindi parliamo di allergie respiratorie. Allora, dottore, praticamente questa primavera è arrivata un po' per tutti, anche per dare dei fastidi, quindi non per tutti la primavera è un periodo molto positivo e allegro, quindi ci sono persone purtroppo che durante questa stagione soffrono parecchio di queste allergie cosiddette appunto respiratorie. Allora, parliamo subito, entriamo nello specifico, cosa sono le allergie e da cosa si capisce che un soggetto è allergico? Grazie, buonasera e innanzitutto grazie per l'invito, per l'argomento che è diciamo, un argomento di interesse mio professionale, ma è anche sicuramente un argomento di interesse pubblico, essendo le allergie un argomento sanitario di comune diciamo, diffusione nella popolazione. Le allergie che cosa sono? Innanzitutto diciamo che noi ci ricordiamo delle allergie in primavera e estate, nel periodo in cui c'è il maggior aumento dei disturbi, soprattutto per quanto riguarda le allergie respiratorie. Le allergie non ci sono solo in questo periodo, ci sono in tutto il mese dell'anno e cambiano a seconda, diciamo, della stagionalità anche il tipo di disturbi, ma in questo periodo prevalgono sicuramente quelli di tipo respiratorio e quindi attirano di più l'attenzione, diciamo, della popolazione e anche per via delle richieste di consulenza ai medici. Che cosa sono le allergie? Le allergie sono diciamo una reazione esagerata dell'organismo nei confronti di alcune sostanze esterne che normalmente non dovrebbero dare fastidio, ma che in situazioni particolari scatenano una risposta immunitaria anomala, diciamo, e quindi questa anziché essere una risposta di difesa, come è normalmente la risposta immune nei confronti, per esempio, dei virus o dei batteri, in questo caso è una risposta che contro le stesse tessuti e cellule dell'organismo stesso, quindi crea dei fastidi anziché essere di beneficio per l'organismo. Ci sono i meccanismi poi dal punto di vista, diciamo, strettamente immunobiologico sono diversi, le allergie non sono tutte con la stessa Quindi ogni soggetto modalità. risponde in maniera Quindi no, diversa. anche dal punto di vista ci sono quelle cosiddette IgE mediate, ci sono quelle cellule mediate, ci sono la risposta immunitaria, sappiamo che segue tanti canali e anche la risposta alle allergie segue dal punto di vista immunologico tanti canali. Logicamente quello che interessa a noi è il risultato finale, cioè il sintomo. Certo, allora a proposito di sintomi, come avviene, ecco, con quali problematiche, con quali sintomi avviene questo problema allergico? Quindi nel soggetto ritenuto tale? A seconda, i sintomi dipendono a seconda dell'organo bersaglio. Quindi, se noi parliamo delle allergie respiratorie, sono sintomi soprattutto di tipo respiratorio che vanno dalla rinite, dalla congiuntivite, alla congiuntivite quando viene interessata la mucosa oculare, all'asma quando viene interessata diciamo, le vie aeree inferiori, quindi trachea, bronchi. Oppure abbiamo le forme cutanee, quindi le dermatiti, quindi il sintomo è legato alla localizzazione del tessuto, quindi l'eritema, il rossore sulla pelle, il prurito sulla pelle, i sintomi gastrointestinali, che riguardano soprattutto, direi essenzialmente, le forme alimentari, le allergie alimentari. Quindi anche lì c'è tutto un repertorio di sintomi che vanno dalla diarrea, vanno dolori addominali, anche sintomi più importanti che possono essere l'esofagite, quindi difficoltà
ingoiare il cibo, cioè sono delle forme un po' più rare rispetto alla cosiddetta colite allergica, per esempio delle proteine del latte vaccino, ma possono interessare tutti i tratti dell'apparato carcinogeno. Certo, quindi anche di questo parleremo ovviamente in un'altra puntata. Intanto, tornando alle allergie respiratorie, allora, parlando di bambini, un bambino è condannato ad essere allergico se praticamente nasce da genitori allergici? Allora, diciamo che oggi possiamo dire, ormai gli studi su questo tempo, su questi aspetti sono abbastanza chiari, abbastanza precisi, che possiamo dire che non, allergici si diventa, non si nasce, però si nasce con una predisposizione a fare allergie. Che significa? Significa che la predisposizione, normalmente nella popolazione generale oggi, le allergie interessano circa il 15-20% della popolazione, a seconda delle varie popolazioni, delle razze pure, perché poi dobbiamo dire che ci sono in alcuni paesi, per situazioni sia ambientali che genetiche, ancora più elevate queste percentuali rispetto a questo 15%. Quindi dicevamo, se un bambino non ha genitori allergici, ha una probabilità, come il resto della popolazione, di circa il 15% di diventarlo. Se ha un genitore allergico, si calcola che la percentuale si raddoppia, arrivi circa il 30%. Se entrambi i genitori sono allergici, andiamo al 60-70% di probabilità di diventare allergico, perché la genetica ha un ruolo importante. Quindi genetica, quindi predisposizione, ma uno può nascere predisposto e non diventarlo mai, a meno che non si aggiungano i fattori ambientali, quindi genetica, fattori ambientali. I fattori ambientali sono i più vari. È determinante ovviamente anche insieme. Allora, praticamente un bambino può anche diventare allergico in qualunque età? Certo. Potrebbe diventarlo sin da piccolissimo? Nasce predisposto, ma può diventare allergico anche a 70 anni. Voglio dire, non è detto, quando si creano quelle situazioni particolari di collegamento con anche i fattori ambientali, altre circostanze di altre patologie che predispongono, diciamo, di cui soffre l'organismo, allora a quel punto si diventa allergici. Allora, le allergie sono tantissime, abbiamo elencato appunto vari tipi. Quando si scatena nel soggetto un'allergia di tipo respiratorio importante, ecco, e quindi vari starnuti, occhi che lacrimano spesso, questo immediatamente come si deve agire? Ecco, il genitore cosa può fare per alleviare i sintomi abbastanza sgradevoli, tra l'altro? Allora, innanzitutto il genitore può sospettare chiaramente che un determinato sintomo sia legato a un'allergia. Lo sospetta innanzitutto se c'è in famiglia, per esempio, qualcuno dei due genitori allergico, diventa sospetto ancora più, diciamo, più forte. Quindi i sintomi che possono andare nel bambino piccolo, diciamo che le allergie, abbiamo detto che possono interessare diversi apparati, però in genere si parte, c'è quello che nel bambino si chiama marcia allergica. Cioè dire, la marcia allergica, questo è un dato anche questo molto importante. Molto importante anche ai fini di prevenzione. Il bambino piccolo è difficile che abbia la rinite allergica. Le allergie più frequenti del bambino, parliamo del lattante o del bambino sotto i 2 anni, sono la dermatite atopica, quindi interessamento della cutaneo, e le allergie gastrointestinali. Subito dopo, quindi età dell'asilo, età scolare, compaiono le allergie respiratorie, che in questa fase sono soprattutto rappresentate dall'asma. Quindi sono collegate allora? Esatto, quindi bambino con atopia, quindi già il primo segno su cui i genitori con dermatite richiama l'attenzione, quel bambino va fatta un'adeguata profilassi e prevenzione, possiamo ora ragionare come, perché quello ha una probabilità molto alta, quello bambino già che sappiamo che è nato con la predisposizione, già ha fatto una malattia allergica, quindi la probabilità che diventi asmatico all'età scolare è molto alta. Okay?
quindi poi dopo l'asma viene la rinite, la congiuntivite, che è più tipica del bambino più grandicello, quindi del ragazzino, dell'adolescente, dell'adulto. Certo, quindi praticamente quando il bambino presenta dei sintomi agli arti, per esempio ai piedi oppure alle mani, quindi di sudorazione magari eccessiva, e quindi compaiono delle screpolazioni, delle lesioni, ecco, sì, cutanee, praticamente questo può evolvere poi crescendo quindi sfociare in una forma di allergia respiratoria. Quindi in questo caso è importante capire e sapere, confermare che il bambino è allergico, perché la dermatite atopica, anche questa è una malattia della pelle che può riconoscere una genesi allergica, ma potrebbe anche non essere allergica. Quindi tocca al pediatra, all'allergologo, approfondire, verificare se si tratta di allergia o meno. Se non si tratta di allergia, è una dermatite atopica a evoluzione benigna, quindi potrebbe scomparire con la crescita. Esatto, tranquillizzare i genitori che quella avrà un'evoluzione buona sempre, quindi i soliti trattamenti che vengono fatti per via topica non necessita di terapie particolari, mentre il discorso cambia se quel bambino è un bambino allergico. Certo. A proposito di test che si effettuano proprio per le allergie respiratorie, quali sono, quanti tipi sono e quali sono quelli più praticamente attendibili? Ecco. Certo, nella diagnostica delle allergie ce ne stanno tantissimi test. Ci sono quelli che sono validati dalle società scientifiche, che sono previsti dalle linee guida mediche per le allergie, quindi le varie società scientifiche che si interessano di allergia, e sono la SIAEP, che è la Società Italiana di Allergologia Pediatrica, o la SIAEC, che si interessa dell'adulto, diciamo, no? Poi c'è un'altra società, quella degli allergologi ospedalieri, la AITO. Questi hanno fatto delle linee guida. Le linee guida comprendono sia diciamo, i quadri clinici, quindi la clinica, diciamo, a cui fare attenzione, diciamo, i sintomi, quindi in pratica, ma anche il corretto utilizzo delle varie metodiche diagnostiche, perché se no si rischia, quando ci sono molte metodiche diagnostiche, si rischia di fare confusione e magari iniziare, anziché iniziare dai piedi nella diagnosi, iniziare dalla testa, cioè dire, bisogna seguire una gradualità. La base per la diagnosi delle malattie allergiche sono i test cutanei. Bisogna partire sempre da là, dai test cutanei, che si possono fare, soprattutto per quanto riguarda le allergie respiratorie, sono attendibilissimi. Diciamo che nel 90% dei casi già i test cutanei chiudono il cerchio diagnostico. Quindi appena si ha un sospetto, allora esatto, il test cutaneo. Poi sarà l'allergologo che dovrà stabilire se non sono sufficiente, diciamo, certi. Poi certe volte sono rare le condizioni in cui i test cutanei non si possono fare, ci possono essere delle malattie della pelle, per esempio, può essere il caso che il soggetto sta male e non può sospendere i farmaci, per cui i test cutanei in quel caso non si possono fare. Sono delle situazioni limite, altrimenti si parte sempre con i test cutanei. Eventualmente il secondo step sarà la ricerca delle IgE specifiche, che si fa con un normale prelievo di sangue. Esatto, perché il cosiddetto RAST, come sì, viene comunemente conosciuto. Perché sappiamo che appunto non si è allergici soltanto, ecco, a cioè, determinati tipi di piante, di alberi, che in questo periodo magari c'è l'olivo, insomma, quelli che fioriscono in questo periodo, ma anche magari a pelli di animali, acari, insomma ci sono tante sostanze che possono far sviluppare le allergie. Sì, diciamo che fermandoci agli allergeni respiratori inalanti, nel bambino quelle che ci interessano di più sono gli acari della polvere, quelli sono la fanno da padrone. Poi abbiamo il gruppo dei pollini, e i pollini diciamo che in teoria quasi tutti i pollini potrebbero dare allergia, però quelli al 90% dei casi le allergie ai pollini si riducono a 4-5 tipi di pollini. Nella nostra realtà, diciamo nel sud,
I pollini più frequenti sono naturalmente le gramignacee, l'olivo, la parietaria, cosiddetta erba dei muri o erba delle siepi, diciamo, e poi più raramente ci possono essere altri alberi tipo la betulla. La betulla da noi non tanto c'è, anche se ora la stanno piantando come albero ornamentale nei viali, nelle strade. In ogni caso, siccome è un polline molto leggero, nelle giornate di vento arriva dall'Etna. L'Etna è pieno di betulle e quindi da noi, Quindi le noi siamo portano. pronti, di fronte ci arriva. Infatti, quindi le infezioni respiratorie secondo lei sono, insomma, si stanno sviluppando velocemente, quindi sono in aumento nei bambini, negli adulti. E come si può in questo senso cercare, ecco, di alleviare quantomeno, ecco, i sintomi che sono molto. Quindi quali sono le medicine, ecco, i medicinali che si Diciamo usa che è vero, dare. non è solo un'impressione, ma in realtà tutti i dati dicono che le allergie respiratorie stanno aumentando, almeno quelle respiratorie. Stanno aumentando per diversi fattori, soprattutto i cambiamenti climatici. È stato calcolato che anche l'innalzamento della temperatura, questo de ha determinato, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei pollini, un aumento della pollinazione, ma soprattutto un aumento del periodo di pollinazione. Quindi, mentre prima, per esempio, se prendiamo l'esempio di quest'anno, le gramignacee iniziano a marzo a pollinare. Quest'anno hanno iniziato prima, perché è stata una Quest'anno è stato stagione l'inverno d'inverno più caldo. mite e quindi quest'anno è anticipata. Ma non solo quest'anno, quindi c'è questa tendenza a un aumento del periodo di pollinazione, per cui c'è anche quindi un aumento dei sintomi. Ma non solo i cambiamenti climatici, i cambiamenti anche negli stili di vita. E gli stili di vita comprendiamo, dagli stili di vita, cominciare dall'allattamento. L'allattamento è riconosciuto che ha un ottimo fattore di prevenzione delle allergie, perché migliora l'assetto immunitario dell'organismo, la capacità di risposta dell'organismo a stimoli esterni. Noi pediatri battiamo molto sull'allattamento materno. Fortunatamente da qualche anno a questa parte c'è un'inversione di tendenza perché si era di molto abbassato, soprattutto in determinati strati di popolazione poco sensibili a questo tipo di argomenti. C'è finalmente un'inversione di tendenza e questo è un fatto importante. Oltre all'allattamento, anche a seguire il resto dell'alimentazione, non solo il divezzamento, ma anche l'alimentazione successiva nei bambini, diciamo, il fatto di quando noi insistiamo un'alimentazione corretta, molta frutta, molti vegetali, non lo diciamo così solo per il funzionamento dell'intestino come intende magari la mamma, lo diciamo perché ci sono delle sostanze antiassidanti presenti soprattutto in alcuni frutti che hanno un effetto benefico e quindi servono non solo a ripristinare tutta l'omeostasi dell'organismo, ma anche ad avere un effetto benefico anche nei confronti dell'instaurarsi delle allergie. Quindi Quindi in futuro a lungo termine. stili di vita, diciamo che si sono modificati negli anni e che stanno predisponendo a maggiore tipo di allergie. Dove viviamo, le nostre case, anche questo hanno consentito, diciamo, negli anni, il fatto degli acari. Gli acari è classico, che la casa nuova, la casa moderna, tutta chiusa ermetica, imposte tutte ermetiche, rispetto alle case vecchie di una volta, predispongono di più. Certo, infatti ne parleremo tra un po'. Intanto avevo una curiosità mia personale. Volevo sapere se per caso durante lo svezzamento, che sappiamo essere un periodo di tempo abbastanza delicato del bambino, se per caso si introducono degli alimenti piuttosto, ecco, tra virgolette, velocemente in questo periodo, c'è il rischio remoto, anche remoto, insomma, di predisporre
No, questo fatto è stato completamente rivisitato, perché una volta, infatti. Tant'è che oggi c'è chi, diciamo, addirittura è andato troppo avanti a dire svezzamento libero. In realtà non bisogna guardare solo l'aspetto delle allergie, bisogna guardare anche la maturità del apparato gastroenterico anche ai fini digestivi, per cui libero, Che una volta si ok, ma con diceva qualità. Però che... questo discorso di essere fiscali dice no, il pomodoro prima dell'anno no, l'uovo prima dell'anno no, non è vero, sembrerebbe addirittura che sembrerebbe il contrario addirittura, Ah, che ecco. Posticipare troppo determinati alimenti predispone Nella nota di più all'allergia, perché esisterebbe un periodo finestra dal punto di vista immunitario che va più o meno dal quarto al settimo, ottavo mese, in cui l'organismo è più tollerante rispetto, diciamo, a determinate molecole nuove. Per cui l'introduzione, per esempio, cui parleremo magari in Sì, un'altra occasione, certo, dell'uovo, sì. darlo a un anno è probabile che è peggio che darlo a 8 mesi, capito? Capisco. Quindi questo discorso qua è Di sfatato. questo ne parleremo ampiamente nel prossimo appuntamento, in cui appunto con lei parleremo di allergie alimentari, intolleranze, perché è anche un argomento abbastanza attuale. Ma tornando alle nostre allergie respiratorie, allora, riguardo gli antistaminici, sappiamo che in età pediatrica, insomma, se c'è un soggetto, un bambino allergico, è giusto somministrarli. Lei, la sua posizione, ecco, in tal senso qual è? No, gli antistaminici sicuramente danno, in età pediatrica sono pochi che si possono utilizzare, non tutte le molecole si possono utilizzare, la maggior parte infatti sono registrate da 12 anni in poi o da 16 anni in poi, ci sono alcune molecole ben collaudate che servono per alleviare i sintomi, tipo la cetirizina, il dimetindene, li utilizziamo con una certa facilità, non, se utilizzati a dosaggio giusto non danno neanche eccessivamente sonnolenza, come abitualmente gli Infatti. antistaminici si dice questo, quindi importante è il dosaggio, il periodo di tempo necessario. Una cosa dobbiamo capire e dobbiamo sapere che l'antistaminico non modifica il decorso dell'allergia. L'antistaminico, esatto, l'antistaminico serve per controllare i sintomi, quindi anche nel caso della rinite, nel caso non mi serve per far guarire la rinite, no, lo so, mi Purtroppo. serve per controllare i sintomi ed è un risultato importante da Certo, raggiungere. anche e soprattutto a livello proprio di quei sintomi che fanno star male, soprattutto i bambini, diciamo, che hanno questo approccio verso le allergie. Poi, quando è che va preso? Nel momento, diciamo, quando è acuto, insomma, il Sì, discorso? allora, partendo dal presupposto che l'antistaminico non ha un effetto preventivo, sono stati fatti degli studi negli anni scorsi per capire l'evoluzione, per esempio, nelle bambine con dermatite atopica. Quindi sono stati fatti degli studi per capire l'evoluzione del bambino che aveva preso per diversi mesi l'antistaminico. Lo studio è stato fatto in particolare con la cetirizina e i bambini che non lo prendevano, se l'evoluzione modificava, in realtà l'evoluzione non modifica, per cui l'antistaminico va preso nei periodi in cui ci sono i sintomi e per il periodo necessario a controllare i sintomi. Quindi praticamente gli episodi di allergie respiratorie possono arrivare in maniera improvvisa sicuramente, ma anche frequente, nel corso almeno del periodo più clou, diciamo, ecco, quindi Noi durante... sappiamo che bambini che sono allergici agli acari hanno più frequentemente fastidio nei periodi invernali. Nei periodi invernali questo perché? Perché nel periodo invernale il bambino sta più a casa, quindi le case sono meno areggiate naturalmente per fatti, diciamo, di temperatura. Perché gli acari nel periodo invernale trovano la temperatura e l'umidità ideale a livello del clima domestico per svilupparsi di più. Sappiamo bene che gli acari
sopra i 1500 metri non ci sono, non ci sono proprio, per cui i bambini allergici agli acari si dice soggiorno o al mare o in montagna, perché sono le condizioni in cui gli acari, non, la carica è molto bassa o assente completamente. Quindi un bambino con rinite allergica, per esempio, sicuramente insomma, sono anche gli adulti che sono colpiti da rinite allergica. Le cure sono diverse o sono le medesime? Rispetto riguardo alla rinite? No, le cure essenzialmente sono uguali, differiscono i farmaci utilizzabili. Certo, nell'adulto c'è una maggiore possibilità di farmaci, di scambio di molecole, ma in realtà in genere non sono necessari molti farmaci, si va dall'antistaminico, in genere si inizia sempre con una terapia cosiddetta locale. Locale intendiamo, se prevale la rinite uno si può iniziare a cicli con un cortisonico topico. Ci sono alcuni cortisonici topici che sono già registrati e somministrabili per i bambini dai 4 anni in poi, per cui non vengono assorbiti, quindi la parola cortisonico non deve allarmare, anche se il bambino dovesse farlo la terapia per un paio di mesi continuativi non c'è problema. Non si assorbono, non danno effetti sistemici, hanno un effetto di controllare l'infiammazione locale determinata dall'allergia. Sulla rinite può avere anche un effetto positivo l'utilizzo, per esempio, di lavaggi frequenti delle, diciamo, del nasino, del naso, con delle soluzioni, cioè spray, che hanno un effetto di pulire e ridurre il contatto tra polline, tra allergene, che sia o polline o acari, e mucosa respiratoria. Quindi è importante tenere esatto, le mucose libere, utilizzare a cicli un cortisonico topico, spesso basta questo, se non basta si aggiunge l'antistaminico per via orale. Ecco, che appunto ormai sono tutti testati, quindi diciamolo, non danno grossi problemi, ecco, a livello di attenzioni, di sonnolenza. Abbiamo detto che nei bambini le molecole sono 3 molecole che si possono utilizzare e sono registrate dai bambini, di cui una dà più sonnolenza, la utilizziamo pochissimo. Mentre la citirizina, che è la più comune, quella che ha anche il maggior numero di studi sia nell'adulto ma anche e soprattutto nel bambino, è utilizzabile con una certa maneggevolezza. Quindi i fattori di rischio che riguardano la rinite in generale possono essere un attimino cercare, ecco, di vedere come si possono evitare, ecco, questi fattori di rischio, oppure un bambino praticamente che è allergico praticamente non può andare più a correre, insomma, a uscire, deve stare in casa in quei periodi. No, certamente questo non è proponibile, è chiaro che se io so che un bambino allergico, innanzitutto, se so che un bambino che ha sofferto in età scolare, prescolare, di forme asmatiformi, di bronchite asmatiformi, di asma, so con molta probabilità può diventare un rinitico quando arriverà all'epoca della pubertà o dell'adolescenza. Per cui devo cercare, con le armi che ci sono oggi a disposizione, il medico deve cercare di ridurre quella che è la marcia allergica. Quindi ridurre significa agire sia anche con una corretta terapia dell'asma, agire con la profilassi, cioè profilassi ambientale, soprattutto nel discorso degli acari, sì, naturalmente, sì, e poi se malgrado questo si arriva alla pubertà, al ragazzino più grande a 10 anni e presenta i sintomi rinitici, a quel punto io devo prevedere, se so che è allergico a un determinato polline che inizia la fioritura più o meno in periodo primaverile, prevedere per quell'età, per quel periodo, per quella data, allora sì, antistaminico abbiamo detto non lo diamo come prevenzione, ma il cortisonico topico nasale, questi qui già io li posso prevedere il periodo in cui deve iniziare la terapia. Certo, quindi quanto riguarda gli spray sono anche utili quelli lì a base di
si stanno vendendo quelli a base di acqua così di seminone, sì, sono utili, l'abbiamo detto, no, più che quelle termali solfure, che quelle servono soprattutto per bonificare una mucosa irritata da una infezione. Quando, se c'è chiaramente la mucosa già irritata, è più aggredibile anche dal polline e dagli allergeni, quindi se c'è l'infezione la devo curare e quello mi serve. Se non basta anche la soluzione fisiologica semplice, anche questi spray di pulizia delle fosse nasali, perché l'obiettivo in caso di classici laconcine, esatto, di ridurre il contatto o il tempo di contatto tra l'allergene e la mucosa respiratoria. Certo. Per quanto riguarda l'asma, un bambino che sviluppa, ecco, i primi sintomi di questa diciamo di questa dell'asma, ecco, in generale, come si presenta? Il bambino che sviluppa l'asma all'inizio si presenta, può iniziare già subito con la mamma che riferisce che il bambino ha della difficoltà respiratoria, per esempio quando va a giocare, e quello è una situazione che definiamo noi dal punto di vista medico asma da sforzo, cioè dire che si verifica nel momento in cui il bambino fa un'attività fisica un pochino sopra all'abituale. Ma non significa che l'asma c'è solo in quel momento, si evidenzia in quel momento, c'è una situazione bronchiale di irritazione che c'è sempre, però quando va a fare l'attività fisica si scatena il sintomo, quindi la difficoltà a respirare. Può essere che la mamma invece dice, ma il bambino è da un po' di tempo che ha una tosse non produttiva, una tosse secca, irritativa, ma ce l'ha continuativa. Per esempio ce l'ha soprattutto la notte, quindi quello è un sintomo che probabilmente quel bambino potrà essere allergico agli acari. Se ce l'ha la notte quando va a dormire, in apparente non ci sono sintomi di infezione, non ha avuto febbre, né infezioni respiratorie, quindi è probabile che quello è un altro sintomo, diciamo, di allergia, di asma, voglio dire. Un altro modo di presentazione può essere che il bambino, per esempio, si raffredda, si prende l'influenza, un raffreddore, e anziché questo raffreddore guarire nei classici 5-6 giorni, una settimana, questo bambino sviluppa una tosse che gli persiste un bel po'. Lo visitiamo, vediamo che ci sono dei rumori respiratori, quindi non ha una guarigione normale come dovrebbe essere un normale raffreddore per la sua età. Lì vuol dire che quel bambino molto probabilmente ha una irritazione cronica delle sue vie respiratorie, probabilmente su base allergica, che è misconosciuta, magari non dà sintomi almeno nelle fasi iniziali normalmente, ma lo dà quando si aggiunge l'altro fattore irritante che è l'infezione. Esatto, quindi in questo senso può, diciamo, aggravare la situazione. Certo. Allora, per quanto riguarda le allergie agli acari, quindi abbiamo detto che ormai, insomma, le nostre case, anche se sono pulite, anche se sono molto curate, purtroppo non si fa molto spesso attenzione soprattutto ai tessuti, ai materassi, alle tende, a tutti i rivestimenti, insomma, della stanza. Quindi un bambino che risulta essere allergico proprio agli acari, che misure deve adottare proprio per evitare, insomma, il contatto? Ma a questo proposito, a proposito della pulizia, paradossalmente la pulizia predispone, possiamo dire, all'allergia. A parte il fatto che una delle motivazioni dell'aumento dell'allergia c'è la cosiddetta ipotesi igienica, che è stata formulata dagli americani qualche anno fa, ma che ha trovato qualche ulteriore riscontro anche recentemente. Sembrerebbe che il fatto che i bambini oggi si ammalino di meno di infezioni importanti, intendiamo, non intendiamo il raffreddore, cose, infezioni importanti che c'erano una volta, ci riferiamo per esempio al tifo, alla tubercolosi, infezioni di una certa pesantezza che impegnavano il sistema immunitario dell'organismo,
Ora l'organismo non è più impegnato in queste infezioni perché i bambini sono con diciamo, la bonifica delle nostre case più pulite, le norme igieniche migliori, i vaccini che si fanno, quindi grazie a Dio hanno meno di queste malattie importanti e probabilmente il sistema immunitario shifta con una maggiore facilità, essendo non impegnato, verso le allergie. Per cui questa è l'ipotesi igienica. Ritornando al discorso degli acari, le nostre case di oggi chiuse ermeticamente accrescono quelle condizioni ambientali tipiche per far crescere gli acari. Cioè dire, il fatto di avere la casa ermeticamente chiusa, di utilizzare per esempio intonaci non traspiranti, creano una situazione di umidità all'interno che proprio necessaria per la loro crescita degli acari. Gli ambienti dove crescono soprattutto sono, l'80% degli acari si trova su materasso, cuscino e tappeti, ok? Se si riesce, ma lì una volta che si è creata una situazione del genere, non conta, neanche la mamma si può mettere anche tutti i giorni con l'aspirapolvere, ma non, se le condizioni ambientali sono favorevoli non lo distrugge. Lì bisogna adottare, è giusto utilizzare l'aspirapolvere, senza in modo ossessivo, in modo corretto. In modo corretto, diciamo, utilizzare l'aspirapolvere, soprattutto nella cameretta dove dorme il bambino, far sì che ci siano meno suppellettili possibili che possono contenere polvere, peluche aboliti, diciamo libri, varie cose che non stiano accatastate sulla scrivania ma siano chiusi in armadietti, ben conservati in modo che possano trattenere meno polvere possibile, e poi utilizzare un rimedio molto utile, sono le fedre antiacaro. Niente materassi a lattice, i famosi materassi a lattice che poi vengono albergati lo stesso dagli acari, ma utilizzare invece delle federe, sono delle federe antiallergiche con tessuti specifici lavabili a bassa temperatura naturalmente, ma che abbassano di molto la carica degli acari. Quindi praticamente il classico materasso che noi tutti ci affanniamo, insomma, abbiamo a casa, sicuramente pensando di fare una cosa giusta, una cosa corretta, quindi quelli che ormai si vendono un po' dappertutto, i latti, cioè, che dicono hanno pure la dicitura antiacaro, c'è stato il fatto che da antiacaro è stato dimostrato che anche il materasso a lattice, che viene venduto come antiacaro per l'eccellenza antiallergico, dopo 6-12 mesi massimo è già albergato dagli acari, anche quello. Quindi sarà comodo, ma per l'allergia non serve. E quindi qual allora, è? Le federe, anche il materasso a lattice, bisogna mettere le federe specifiche antiacaro per materasso e cuscino. Il bambino che è allergico agli acari deve mettere le federe, non avere tappeti, soprattutto nella camera dove dorme, soprattutto là, se in qualche camera della casa che lui frequenta di meno, si deve, insomma, non bisogna essere così drastici e stacanovisti, però nella sua cameretta invece bisogna essere un po' più, perché sono le ore che lui trasmette, diciamo, trascorre di più, diciamo, quando va a dormire, diciamo, quindi sta diverse ore, quindi a contatto con gli allergeni. Allora, praticamente non c'è un rimedio efficace quando c'è questo attacco di allergia dovuta agli acari, perché insomma fondamentalmente la notte si presenta. Quindi la notte con questa irritazione, questa tosse secca, cosa si può fare se nel frattempo il bambino non dorme proprio per questo motivo? Certo, quindi all'inizio si può partire con la tosse o può partire con tosse, difficoltà respiratorie, già dall'inizio abbiamo detto. In genere parte con la tosse che diventa sempre più insistente e poi si aggiunge anche la difficoltà respiratoria fino ad arrivare anche alla cosiddetta crisi asmatica, proprio difficoltà a respirare, affanno, fame d'aria. Da fare? No, ci sono i rimedi, è logico che ci sono i rimedi. Oggi l'asma è una malattia, forse la malattia cronica del bambino più frequente. Sono l'asma e il diabete, queste sono le malattie croniche del bambino più frequenti. L'asma oggi, se ben curata, e deve essere ben curata, perché se viene ben curata da bambino noi consentiamo che lui diventi, anche se rimane sempre allergico, perché l'allergia non passa mai, l'allergia rimane sempre, cambiano i sintomi,
possono passare anche i sintomi dell'allergia, ma l'organismo rimane sempre con la sua allergia. Forse si abitua all'organismo più esatto, che altro. A tollerare. Per cui se noi curiamo bene questo bambino, lo consegniamo alla vita adulta, sicuramente senza grossi problemi. Sono rari i casi che necessitano di asma, che necessitano anche quelli più ostinati, che necessitano le terapie, politerapie, perché la terapia va dai cosiddetti broncodilatatori, sono gli spray, sì, quegli spray, spray, che sono gli stessi farmaci disponibili anche per aerosol, solo che l'aerosol in genere lo facciamo per i bambini più piccoli, anche perché poi è stancante farlo per lunghi periodi, mentre le bombolette spray per aerosol hanno risolto questo problema, sono molto maneggevoli. In alcune, diciamo, per esempio se consideriamo in America, l'aerosol tradizionale lo utilizzano poco, loro anche nel bambino piccolo utilizzano lo spray col distanziatore, perché è ormai accertato, acclarato che se lo spray col distanziatore, che è un tubicino che viene utilizzato per far sì che il bambino possa inalare, altrimenti non lo potrebbe perché non coordina, non può coordinare, è difficile anche per un adulto, il bambino è impossibile. Col distanziatore invece il farmaco raggiunge le vie respiratorie in quantità sufficienti e quindi è efficace già, direi dai primi mesi anche addirittura, quindi lo spray si può utilizzare. Quindi broncodilatatore al bisogno, quindi quando ci sono quegli attacchi, quando ci sono gli attacchi di asma, nei periodi quando ci sono i sintomi. Poi ci sono i cortisonici anche qui, come per la rinite, i cortisonici topici. Questi cortisonici topici che vengono utilizzati anche per diversi mesi continuativi. Raramente ci sono dei bambini che li fanno per anni, sono situazioni limite, rare, soprattutto nella nostra realtà, diciamo. Però in altre realtà dove ci sono forti irritanti ambientali, bambini molto sensibili, li fanno per anni e si è visto che ai dosaggi corretti, non esagerando con le dosi, non c'è influenza sul sistema endocrino e sulla crescita, perché il timore era che terapie prolungate avessero influenza sulla crescita. È provato che ai dosaggi corretti, anche per alcuni anni consecutivi, non hanno influenza sulla crescita, per cui possono essere utilizzati con una certa tranquillità. Quindi non è detto, insomma, che un bambino che abbia, ecco, questi episodi forti, magari di asma, possa avere una vita limitata, insomma una vita normale alla fine, può tranquillamente, certo, usando degli accorgimenti, insomma. Ma il fatto di portarli a mare, insomma una volta si diceva quando si sviluppavano questi tipi di allergie, di portarli a contatto con l'aria del mare, quindi con l'aria aperta, ecco, può in un certo senso alleviare negli anni o cercare di diminuire queste reazioni allergiche? L'effetto, allora, l'effetto del mare sicuramente ha un effetto positivo. L'effetto positivo è legato, è duplice, sia alla, diciamo, all'aria marina, ma anche al sole, perché mare, il binomio mare-sole è inscindibile. Il discorso del sole è ancora più importante dell'aria marina, perché l'aria marina agisce come, non è che ti migliora l'allergia, agisce migliorando il trofismo delle vie aeree, quindi il bambino che soffre di infezioni respiratorie, infezioni che poi abbiamo detto possono essere la strada per iniziare l'allergia nel soggetto predisposto. Se noi lo portiamo a mare d'estate, sicuramente bonifichiamo le sue vie aeree e facciamo sì che loro siano per l'inverno più resistenti alle aggressioni dei vari agenti infettivi. Ma quello che interessa di più è il sole. Naturalmente al bambino, quando diciamo sole, diciamo, intendiamo anche con una certa gradualità in base all'età del bambino, no? In determinate orari della giornata dove può essere esposto, perché il sole vuol dire stimolare la sintesi della vitamina D.
E la vitamina D è una vitamina che una volta la si dava per prevenire il rachitismo, quindi sì, per il calcio, classicamente. Mi si dice che fissa il calcio nelle ossa. Esatto, per fissare il calcio nelle ossa. La vitamina D oggi è stata completamente rivalutata, non agisce solo per il metabolismo del calcio, agisce anche sul sistema immunitario, tra le altre cose, ma anche su altri versanti, per cui se agisce sull'equilibrio del sistema immunitario significa che agisce per migliorare le infezioni, quindi il bambino che prende sole, classicamente lo sappiamo, poi è preparato meglio a rispondere alle infezioni durante l'inverno, la stagione diciamo più... Le difese immunitarie vengono migliorate e quindi equilibrio del sistema immunitario significa anche un'adeguata risposta all'allergia. Alcuni protocolli prevedono anche nei soggetti allergici in determinati periodi dell'anno anche la supplementazione di vitamina D. Bene, questa è una bella notizia perché insomma adesso pare che giustamente con l'arrivo dell'estate e proprio a questo proposito ci sono molti bambini che, ecco, che vogliono stare al sole sempre più possibile, quindi questo non vuol dire, ecco, portarli o esporli in orari non adeguati, soprattutto usare degli accorgimenti, quindi a livello anche cutaneo, di pelle. Il troppo sole, se preso in maniera, ecco, tra virgolette smoderata, nel senso senza accorgimenti dovuti, può esporre a dei problemi cutanei nei bambini piccoli? Certo, soprattutto nei bambini piccoli, ma anche negli adulti in determinati tipi di pelle. La pelle viene classificata oggi in fototipi, sì, si dice. Ci sono i cosiddetti fototipi sensibili che devono fare più attenzione all'esposizione al sole, quelli meno sensibili possono prenderne più. Nei bambini in ogni caso si dice che il sole va preso la mattina fino alle 10 in genere e poi il pomeriggio a seconda del mese dalle 4 alle 5 in poi, perché negli orari aumenta i raggi ultravioletti, la quantità di raggi ultravioletti che possono predisporre, se non a delle scottature vere e proprie, a dei forti eritemi. E questi eritemi non è il problema dell'immediatezza del fastidio, naturalmente locale, ma il problema degli effetti a distanza del tempo. È provato che i soggetti che sono esposti in maniera cattiva al sole, quindi non in maniera corretta, in maniera sbagliata, diciamo, soprattutto nei primi anni di vita, hanno una maggiore possibilità di sviluppare da adulti un tumore della pelle, tipo il melanoma. Per cui sole sempre da incentivare in maniera corretta, utilizzando anche degli appositi schermi solari. Quindi gli schermi solari che sappiamo essere... Esatto, che aiutano, schermi solari aiutano a stare di più, a prendere senza avere queste problematiche. Perché sappiamo che anche sotto l'ombrellone non si è immuni dal fatto negli orari che abbiamo indicato, cioè dire dalle 10 fino alle 4, anche sotto l'ombrellone il bambino piccolo si prende sempre da quella stessa, una buona quota di raggi ultravioletti che sarebbe bene evitare. Certo, quindi anche in questo il bambino piccolo bisogna sempre proteggerlo, soprattutto il bambino piccolo, anche quelli più grandicelli, però il bambino piccolo ha più possibilità forse di sviluppare, ecco, queste scottature, questi eritemi che lei ha appena accennato. Questi eritemi poi a che cosa possono dar luogo? Possono avere degli effetti nocivi più in là nel tempo? Sì, come ho detto prima, una cattiva esposizione al sole può predisporre, ormai questo è accertato, a una maggiore frequenza di tumori della pelle in età adulta. In età adulta. Siccome sappiamo che i tumori della pelle, ci sono alcuni, tipo il melanoma, sono dei tumori aggressivi, diciamo, bisogna adottare tutte le precauzioni per farsi, per evitare queste situazioni. Certo, tornando al fatto degli allergeni, ma anche in inverno praticamente noi dobbiamo stare attenti, insomma, nei soggetti allergici, quindi ci sono degli allergeni invernali da cui dobbiamo stare alla larga? Allora, diciamo che da noi, quindi l'allergene invernale cosiddetto per eccellenza è l'acaro,
Ok, che abbiamo detto per situazioni che abbiamo spiegato prima, durante il periodo invernale trova le condizioni più adatte per svilupparsi. Ci sono gli epiteli di animali, che chiaramente quelle sono degli allergeni cosiddetti perenni, cioè dire il gatto quando è in casa. Più frequente, diciamo. Ecco, come anche fare quando qualcuno ha un animale in casa, in effetti è un problema. È un problema, quello del pelo, soprattutto degli animali di compagnia, cane, gatto, ma soprattutto il gatto, è un problema. E purtroppo nei soggetti fortemente allergici non c'è altra soluzione che l'allontanamento dell'animale. Ci sono delle situazioni in cui l'allergia è più modica, e quindi un'adeguata toilette dell'animale può migliorare, diciamo, il discorso dell'allergia. È provato, ma non è che una cosa che funziona sempre, che la castrazione dell'animale determina un abbattimento della carica allergenica, per esempio. Quindi in alcuni soggetti che non sono molto allergici può essere, diciamo, d'aiuto. Poi chiaramente il discorso del è stato tentato, esiste il vaccino anche per, perché non abbiamo parlato della terapia, comunque però è un vaccino sempre più rischioso, quello per l'epitelio del gatto in particolare, si fa solo in casi particolari che non si può fare a meno con l'allontanamento, tenendo presente che va fatto da persone esperte nell'utilizzo del vaccino, può avere degli effetti collaterali, cioè immediati, quando si inocula, perché è un allergene molto forte l'epitelio del cane, quindi bisogna farlo con una certa adeguatezza, e se proprio non ci sono altre situazioni per risolvere, perché ci sono persone che nonostante bisogna metterlo in conto, diciamo, certe volte per motivi particolari ci troviamo con un bambino che è attaccato e per situazioni particolari non è opportuno che venga allontanato, diciamo, l'animale, allora a quel punto deve trovare delle strategie diverse. Certo, perché ci sono delle, adesso almeno con questi nuovi modo di abbigliarsi, perché ci sono dei piumini, non so se molte persone hanno lamentato delle allergie con degli rivestimenti alla piuma d'oca, che hanno all'interno appunto queste, si possono sviluppare? Sono delle situazioni non comuni, in genere ormai oggi queste piume sono più piume sintetiche, la piuma d'oca naturalmente può determinare, perché anche le piume è un allergene, diciamo, è un allergene meno forte, non è paragonabile all'epitelio del gatto, quindi può dare solo dei sintomi di tipo rino congiuntivale, non dà grossi problemi, dei sintomi molto più leggeri, ma possono esserci. Allora, quindi giusto anche leggere le etichette quando si acquista un capo in questo senso. Allora, tornando al fatto del latte, lei appena ha detto che è importante, insomma, l'allattamento in generale, però laddove mancasse, laddove si dovesse sostituire col latte artificiale, allora questo può creare problemi, nel senso ci possiamo fare dei problemi che non allattando al seno potrebbe un bambino sviluppare, in questo senso è legato il discorso? Allora, nel messaggio che noi dobbiamo dare alla mamma, alla neomamma, noi non dobbiamo colpevolizzarla nel caso in cui il latte non c'è, è sbagliato pure questo, non bisogna cadere negli eccessi, bisogna far di tutto per conservare l'allattamento materno, soprattutto almeno i primi mesi, i primi 5-6 mesi. Teniamo presente che se l'allattamento viene correttamente avviato all'inizio, le prime settimane, la probabilità di fallimento è molto bassa, cioè il fatto che la nonna non abbia latte è un fatto eccezionale,
In genere il latte si perde, non che non ha da dire. Si perde con motivazioni varie, perché ci sono state le ragadi non curate, perché c'è stato il capezzolo non rientrato che non si è potuto, non si è saputo preparare prima, diciamo, durante la gravidanza, perché c'è stato l'ingorgo mammario e quindi non è stata consigliata bene come superare quella fase dell'ingorgo mammario, ma che ci sia una carenza primitiva di latte solo delle situazioni limite ed eccezionali. Però capita la situazione, circostanze varie, il latte si è perduto, si è dovuto dare all'allattamento, passare all'allattamento artificiale, la mamma non va colpevolizzata da questo punto di vista, va sostenuta chiaramente dicendo che è mancato quel discorso preventivo importante dell'allattamento materno, ma almeno stiamo attenti sugli altri effetti attori preventivi. Quindi è un problema di preparazione, esatto. Ecco, alla fine. Allora io volevo sapere una cosa, per caso c'è una relazione tra ciò che mangia la madre in gravidanza con lo sviluppo eventualmente del feto di eventuali allergie in futuro? No, si è dibattuto su questo, non c'è, nessuno studio ha confermato questo, quindi la mamma, a meno che non abbia dei problemi suoi diciamo particolari di tolleranza a meno, deve mangiare tutto e fare la dieta libera, non preoccuparsi. Sì, non vuol dire che molti erano i nostri nonni, questo. E per quanto riguarda, ecco, la frutta secca da dare ai bambini, frutta secca sappiamo che insomma è abbastanza allergizzante, ecco, come magari anche le fragole, come questi. Come dobbiamo comportarci? Perché poi fa bene, insomma, è ricca di tanti elementi importanti. Allora, il discorso della frutta secca, sappiamo che è uno degli allergeni alimentari più alimentari, frequenti. Sì, infatti ne parliamo. Dopo il latte e l'uovo viene la frutta secca e poi il pesce. Da noi. Se andiamo in America, forse la frutta secca, le noccioline sono al primo posto, le arachidi, perché loro mangiano sempre noccioline e arachidi. Sì. E quindi dipende l'allergia, dipende anche dall'abitudine alimentare. Da noi, con le abitudini alimentari nostre, diciamo che non dobbiamo farne un problema. Se il bambino è allergico, la esclude, ma se no, non va esclusa dalla dieta. Cioè, non è corretto che mangi tutti i giorni. Comunque, magari. Non è corretto che mangi tutti i giorni in continuazione più volte al giorno noccioline, però voglio dire, non deve esserci. Deve essere limitato. Sono comunque ricche di ferro. Quindi praticamente, ecco, prima di chiudere vorrei parlare, appunto, per fare una breve parentesi sul discorso delle allergie alimentari che riprenderemo nella prossima puntata. E quindi io volevo sapere, perché visto che sono tante le persone che sono allergiche, in maniera veramente esponenziale stanno crescendo, se c'è una differenza tra allergie e intolleranze, perché il discorso è ampio, lo so, sì, però vorrei iniziarlo. È ampio, è una domanda attuale e chiaramente ci sarà modo di approfondirlo. Sì, sì, sì. Diciamo che in linea di massima il concetto di intolleranza da alcuni non viene neanche riconosciuto. L'allergia o è allergia o non c'è. Diciamo che forse un'edizione così radicale è anche sbagliata. In genere l'intolleranza ci si riferisce a delle problematiche non di tipo immunitario, quindi non riconoscono i meccanismi di tipo allergico. Le intolleranze sono per lo più delle situazioni digestive, quindi mi riferisco a una situazione che è di un determinato alimento, lattosio per esempio. Intolleranza al lattosio non è un'allergia. Molti soggetti che non tollerano il latte pensano di essere allergici al latte, non sono allergici al latte, sono intolleranti al lattosio perché il loro intestino ha perso la possibilità di digerire lo zucchero presente nel latte, o in genere è una perdita parziale, quindi piccole quantità si sopportano, ma talvolta può essere quasi totale e non si sopporta manco un goccio di latte. Quindi, ma quella non è un'allergia, quella è un'intolleranza digestiva. Ma sono meno gravi delle allergie? Sì, certo, perché queste forme non danno mai. L'allergia alimentare può essere anche grave, può arrivare allo shock. Quindi è importante che venga chiarito se il bambino, se il soggetto è veramente allergico, perché allergia significa una reazione potenzialmente anche grave.
mentre le intolleranze non possono essere un elemento di gravità, possono dare fastidio, impedire la corretta, una vita normale, disturbare la normale attività del soggetto, impedire l'assunzione di determinati alimenti, ma non mettono in pericolo, a rischio la vita, del soggetto. Questo è il concetto, il discrimine è questo. Quindi sappiamo che ci sono poi parecchi vari tipi di allergie alimentari e naturalmente queste parleremo senz'altro nel prossimo appuntamento. Io intanto la ringrazio per adesso, ci fermiamo qui, la saluto. Grazie. E naturalmente ci rivedremo nella prossima puntata a parlare di allergie, tolleranze e allergie alimentari. Grazie. Un piacere, grazie a voi e buona serata.